Earl, sei tu? Sì, signore. Come va? È un caldo maledetto oggi, hai sentito? Io non me ne sono accorto. Sono rimasto per tutto il giorno chiuso qua dentro con l'aria condizionata al massimo. Vuoi scherzare? No, no, è vero. Quindi non hai mangiato, che c'hai? Sì, certo che ho mangiato, mi sono fatto un burrito sotto al microonde. Che cazzo di idea ti è venuta, Pete? Una roba cucinata col microonde ti spappola il fegato come una pallottola. Quei burritos di merda vanno bene solo per gli hippie, rincoglioniti di marijuana. Mi daresti una bottiglia di Jack Daniels? Certo. Credo che mi ubriacherò stasera. Che ti prende, Earl? Dio. È stata la giornata più calda, insopportabile e schifosa di tutta la mia vita. Era stamattina che arranco. È cominciata così. Nadine si è sentita male. E sai che ha fatto al Blue Chip? Ci ha mandato suo figlio, il mongoloide, a cucinare. Mi spiego? Quel coglione riesce a scambiare merda di topo per grani di pepe. Ho fatto colazione alle 9. E beh, pensa che alle 10:30 non aveva ancora finito di vomitare le salsicce, come un cane randagio. Ma non c'è una legge o qualcosa che abbiate ritardati di lavorare nei ristoranti? Beh, se non c'è dovrebbero farla. Chissà cosa passa nella testa di quel deficiente. Se gli avesse dato una botta in testa appena nato, Nadine poteva affittare la tetta e fare un po' di soldi. Se le facessi causa, le toglieresti anche le mutande. Quel ragazzino dovrebbe stare in un circo, non a cuocere gli hamburger. Potresti diventare tu il padrone del Blue Chip. Che ci faccio, Pete? Di quel locale un topatinaggio sul grasso. Senza contare che Nadine ha già una croce, poveretta. Non è una passeggiata a crescere. Quella testa matta. Hai sentito qualcosa di quel casino a Debilin? La rapina alla banca? Sì, la TV ne ha parlato per tutto il giorno. Ci sono stati dei morti, vero? Già. Hanno ucciso 4 ranger. 3 poliziotti. E anche un civile. E hanno preso in ostaggio un'impiegata della banca. Sono scappati verso il Messico. Il che vuol dire da queste parti. Se li trovo, quei pazzi schifosi luridi bastardi, gliela faccio pagare. Non hanno scampo. Noi li prenderemo. Sì, li prenderemo. Io non ho dubbi. Senti, devo svuotare la proboscide. Posso andare un momento al gabinetto? Fai pure. Grazie. Prego, figurati. Credi che sto scherzando, pezzo di stronzo? Vuoi che questa puttana crepi? Oppure che muoia quell'altra? O tu, per caso? O magari il tuo amico con la stella sul petto? Ti confesso che preferirei non farlo, ma se continui mi toccherà trasformare questo posto in mezzogiorno di fuoco. O vuoi fare il furbo? Che cosa vuoi? Scusa, mi ho eseguito i tuoi ordini. No, tu gli hai lasciato usare il bagno. Non è mica un cesso pubblico questo. Carla viene qua tutti i giorni a parlare con me del più e del meno. Ha pisciato nel mio gabinetto 1000 volte. Se gli dicevo di no, si insoffettiva. Io voglio che il tuo amico esca subito dal cesso e porti il suo culo lontano da qui. Oppure tu e il tuo bel ranger finirete morti ammazzati, è chiaro? Ha fatto un segnale, ha fatto un segnale a quel porco, l'ho visto. Hai fatto un segnale a quel porco, coglione? Ma vuoi scherzare? Io non ho fatto niente. Si stava grattando. Lui dice che ti stavi grattando. Io non mi stavo grattando. Vuoi dire che mio fratello è un bugiardo? Non ho detto che tuo fratello è un bugiardo, ok? Dico solo che se mi grattavo non mi ricordo che mi grattavo. E se mi grattavo non era per mandare un segnale, ma solo perché mi prudeva qualcosa e mi sto pure cagando. Aspetta un momento, lo sceriffo è ancora in bagno. Che ne dici se entro là dentro, gli sparo in testa e ce lo leviamo dai coglioni? Ma cosa dici? Non fare sciocchezze. Senti, tu mi hai ordinato di fare come se niente fosse. Io ho fatto come se niente fosse. Considerate le circostanze, credo di meritarmi un Oscar. Hai detto di liquidarlo, io sto facendo del mio meglio. Beh, ti conviene ottimizzare il tuo meglio. O invece dell'Oscar vincerai una pallottola in fronte. Manteniamo la calma. Tu mantieni la calma. Fatto. Ci vediamo domani. Stasera mi addormento davanti alla TV. Voglio bere fino a che non svengo. Quanto ti devo per il whisky, Pete? $6.50. Accidenti, costi caro.
Hai deciso di fare i soldi e andare in pensione? Ma che dici? Che cazzo ti hai soldato? Ha fatto un altro segnale al Ranger. Non è vero! Devi credermi, non è vero! Che stavano parlando? Ha mosso le labbra, mi mandò aiutami! Sei un bugiardo fottuto, io non ho detto niente! Ehi! Vuoi calmarti? Si può sapere cosa cazzo ti prende, ma sei impazzito! Seth, è vero! Tu non potevi vederlo perché eri vicino al frigo della birra. Io ero accanto alle riviste porno e potevo vederlo in faccia e ho visto le sue labbra che mimavano. Aiutami, Earl! Vai in macchina. Tu mi credi? Sì, ma ora sta zitto. Vai in macchina, ok? Vai e metti in moto. Tu mi credi? Credi? Ti ho detto di andare in macchina. Mi hai sentito? Chiudi la bocca e vai in macchina. Aspetta, no. Ti ho detto che ti credo. Vai a mettere tu, in moto. Tu non lo la dici macchina. Tanto per dire. Tu mi credi veramente? Sì, ti credo, ma ora vai. Va bene, mica sono pilota. Sì, ti credo. Perché è tutto vero. Reggie! Sì! Stai bene? Quello stronzo mi ha fatto un buco alla mano! Hai visto che avevo detto aiutami! Io non ho mai detto aiutami! Beh, adesso non ha più importanza, tanto ti restano soltanto 2 secondi da vivere! Reggie! Sì! Al mio 3, spara alle bottiglie che stanno alle sue spalle! Sicuro! 1! Cazzo! 2! Che t'avevo detto io, Richard? Ti ho detto compra la cartina stradale e vattene. Ma che cazzo potevo fare, Seth? Ci aveva riconosciuti! Ci aveva riconosciuti per niente. Ti assicuro che dal modo in cui ci guardava, soprattutto da come guardava te, ho capito che sapeva. Ti ho detto non facciamoci notare. Hai presente che vuol dire non farsi notare? Richard, ti fa male la mano? Sì, ora Seth, ti mi spiego fa male cosa vuol dire non farsi notare. Vuol dire non prendere 2 ragazze in ostaggio. Vuol dire non uccidere 6 poliziotti. E soprattutto vuol dire non dare fuoco ai negozi.